Radio DGS, l'informazione. Queste le notizie del giorno a cura della redazione di DGS News. A Belvedere Marittimo le elezioni comunali. Il consigliere Riccardo Ugolino di Cambiaverso ci parla della situazione dopo l'ufficializzazione della candidatura di Barbara Ferro a sindaco. Si registra come naturale un'accelerazione dei processi politici in atto. Nel campo del centrodestra, e mi piace utilizzare queste categorie politiche che all'indomani del 4 marzo sembravano essere diventate obsolete, dicevo, nel campo del centrodestra, a fronte di una frattura che oggi appare insanabile tra i gruppi Granata Spinelli da una parte e i gentiliani Cascini, D'Aprile, Liporaci, Impieri dall'altra, c'è un'opposizione che appare più coesa, come tu dicevi. Sì. A Scalea nasce il comitato Mare Pulito, presentato ieri alla presenza del sindaco Gennaro Licursi. Dà un'immagine diversa del centro turistico Alto Tirrenico e soprattutto agire per evitare i problemi riscontrati negli scorsi anni. Questi gli obiettivi. A Tortora Italia Nostra segnala l'accumulo di rifiuti che si trova lungo una sponda del fiume Noce, rifiuti che vengono trascinati in mare dalla corrente del corso d'acqua e che rovinano l'ambiente. Un'indecenza, scrivono dall'associazione, cui bisogna porre un freno. La politica regionale fa discutere la nuova legge elettorale che dovrebbe introdurre la doppia preferenza alle prossime elezioni per il Consiglio della Regione. Ne abbiamo parlato con il docente dell'Unical di istituzioni di diritto pubblico, Walter Nocito. Non è un'opzione, non è una scelta voluttuaria, una scelta, diciamo, puramente arbitraria, inserire la doppia preferenza di genere nella legge elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale. No, è una misura prevista dalla Costituzione italiana, tecnicamente prevista dalla legge di attuazione dell'articolo 122 della Costituzione sul sistema elettorale regionale. Dall'agenzia ANSA Calabria, un ragazzo di 16 anni, Francesco Pio Talarico, è morto la scorsa notte in un incidente stradale a San Donato di Ninea, nel Cosentino, mentre viaggiava a bordo di un'auto insieme ad altri 4 giovani. Il conducente della vettura, Francesco Fata, di 25 anni, è risultato ubriaco, è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri con l'accusa di omicidio stradale. In Calabria un'impresa su 4 è femminile, questo è quanto emerge dai dati diffusi dall'osservatorio imprenditoria femminile Union Camere e Infocamere in occasione dell'8 marzo. Ma quali sono le principali caratteristiche di queste imprese? Al 31 dicembre 2018 risultano 187.083 imprese, di cui 43.966 femminili attive. Il tasso di femminilizzazione, cioè l'incidenza percentuale sul totale di imprese attive, è pari al 23,5%, superiore allo stesso indicatore a livello nazionale, che è del 21,9%. Questa sera alle 18.30 presso il DAC di Diamante, secondo appuntamento con Caltour, rassegna ideata dal Cinecircolo Maurizio Grande, spazio alla musica con l'esibizione di Salvatore Cauteruccio e Umberto Napolitano, che presenteranno il loro nuovo disco Algún Día. È tutto, grazie per averci seguiti.